porcellino di 300 kg, poi credo sia vietnamita, manco italiano, perché sai, io porcellino italiano è già più facile, siete d'accordo con i sindacati dei porcellini. Quello era vietnamita, per cui ancora più annoiato, che non mi chiamo, che dovete famo adesso, tutto in vietnamita. È stato difficile perché noi dovevamo girare la camera a favore suo, quindi era anche un primo piano per lui. E io tentavo di spiegare con la pizza che era arrivata la pizza bianca. E quindi lui mangiava la pizza bianca come un macchinista, cioè senza guardarla, perché sei macchinista, altre volte uno sbrigare ad andare a prendere un, che so, un cavo, una cosa così, uno stativo, e manda, e lui identico, identico. E gli abbiamo spiegato in vietnamita attraverso l'allevatore, tocca a te adesso, c'è cioè il primo piano su di te, e lui si girava sempre dall'altra parte. E lui ha detto: allora spostatelo, e sposta 200 kg di maiale a favore, che faceva così, e il fonico: no, non parlate prima del ciak, capito? Ma che, insomma, è stato un po' difficoltoso questo. Dico, pensavo di averla finita, anche perché il maiale dopo un po' suda, di questo non era scritto sul copione. Io ho scoperto che il maiale dopo un po' suda, e quello vietnamita suda un po' di più. Esatto, è speziato, tutte le, insomma, le spezie stavano adesso. Comunque, pensavo fosse finita, il film, infatti ho già fatto i conti con il commercialista, invece mi dice: guarda, c'è un'altra scena da fare a Campo Imperatore, dove hanno preso il duce i nazisti. E dice: che dobbiamo fare con l'aereo? Pensavo una cosa spettacolare. Dice: no, pulmino, devi portare a spasso uno scimpanzé francese. Ora è stato difficile perché lui cominciava a dire tipo egalità, fraternité, la quota dei formaggi, il latte, insomma, una serie di casini, la Bastiglia, la vaffanculo, la ghigliottina, cioè, preso tra quelle cose che si dice, la capocciata di Zidane, ed è stato difficile che poi a un certo punto io dovevo guidare, quindi sganciati dal camera car a Campo Imperatore, cioè arrivata alla nebbia, strada molto stretta. Io guidavo un mezzo che ha 50 anni, che è quel pulmino che ha 50 anni, forse di più, e quindi non è proprio, no? È Euro 6. E mentre guidavo, che recuperavo così, dovevo guardare in macchina, ricordarmi le battute, mentre quello faceva quello che voleva. E a un certo punto se l'è fatta sotto. Si è fatta sotto, si è fatta sotto. E quello è, poi alla fine mi hanno detto che era un animale, non era una comparsa, era un uomo, cioè era una. E quindi alla fine l'ha fatta tutta. E io vi assicuro, è stato difficile, perché non sapevo, no, guarda in macchina, guarda in macchina, ho capito, sto guardando in macchina, guarda in. È stato veramente un attimo di panico. E poi per lui che mi abbracciava, non durante, cioè prima, dopo, se mi abbracciava, mi baciava, perché poi capito, era un italiano simpatico, alla fine siamo tutti figli di mamma. Quindi magari io stavo attento, dicevo: Madonna, a momenti stavo andando di sotto, ma di sotto non sei, seriamente c'era un burrone di 200 metri. Quindi gli animali, per carità, bellissimi, però cioè, ognuno nella sua propria stalla, giustamente nel proprio habitat. Devo dire che è stato difficoltoso, abbiamo lavato i cani in questo film, io non ho mai lavato il cane, l'ho lavato una volta il cane mio, mi ha schizzato ovunque, quindi lo porto all'autolavaggio, che è molto più comodo, perché lo leggo lì, metto 5 euro, frigulli, lo lavano perfettamente. Poi c'è stato un rapporto con un altro porcellino a Via Marcutta. Via Marcutta, cioè quello, il figlio di quello grande, quello piccoletto, non voleva camminare, dovevano fare una scena per cui si impuntava e noi dicevamo: venite, venite, dai, venite, motore, azione, capito? Cammina sto coso. E non voleva camminare perché commentava se vede le buche di Roma, dicendo: cazzo, andiamo con questo schifo. Che lui stesso ha detto: sto porcile a Roma, non ci vengo più, ritorno in Vietnam. Twittava con Gassman da una parte e dall'altra parte twittava col sindaco e dice: ma tu cazzo stai quando hai bisogno di te? E quindi è stato un po' così, è stato un po' un travaglio.